Gli impatti dei cambiamenti climatici sono in corso e stanno avvenendo anche più rapidamente del previsto, modificando la nostra economia, la nostra salute e le società in cui viviamo. Le principali fonti scientifiche di riferimento per la valutazione degli impatti e della vulnerabilità ai cambiamenti climatici nel mondo e in Europa concordano nel sostenere che nei prossimi decenni si dovrà far fronte ad impatti dei cambiamenti climatici particolarmente negativi, i quali, combinandosi agli effetti dovuti alle pressioni antropiche sulle risorse naturali, renderanno i nostri territori sempre più vulnerabili. Partendo da questa premessa, il convegno promosso dall'Ordine degli Architetti e dall'ISEA, che si è tenuto presso l'Auditorium Petruzzi di Pescara, ha affrontato e guardato le possibili azioni da mettere in atto per fronteggiare i cambiamenti climatici. È tempo di passare dalle strategie alle azioni e il ruolo dell'architetto per progettare l'adattamento ai cambiamenti climatici alle diverse scale di intervento è assolutamente fondamentale. Ingegner Matarrese, si parla tanto di cambiamenti climatici, ma spieghiamo innanzitutto cosa c'entra in tutto questo l'edilizia sostenibile. L'edilizia sostenibile è uno strumento efficace ed efficiente per consentire alle costruzioni di essere meno inquinanti, di apportare meno CO2 in atmosfera, e l'edilizia sostenibile rappresenta proprio questo, mettere insieme la filiera, realizzare costruzioni che non immettono CO2 in atmosfera ma addirittura che producono energia e consentono un netto miglioramento della qualità della vita degli utenti di questo tipo di edifici, che sono sicuramente diversi da tutti gli altri, sono innovativi, utilizzano materiali di origine naturale o materiali che comunque non inquinano nel processo produttivo. È la vera innovazione nell'edilizia. Despuglia oggi qui a Pescara proprio per portare il suo contributo. Despuglia nasce, il distretto dell'edilizia sostenibile nasce in Puglia 10 anni fa in una collaborazione tra regione, imprenditori, centri di ricerca e università, con l'obiettivo di intraprendere questo percorso di rinnovamento del parco edilizio e di innovare la filiera dell'edilizia. In Puglia siamo molto avanti da questo punto di vista e molti dei nuovi edifici, oltre ad essere sostenibili, sono efficienti dal punto di vista energetico, e sugli 800 NZEB, che sono edifici a consumo quasi zero di energia, un buon 10% è stato realizzato in Puglia. Un percorso avviato 10 anni fa che sta adesso proponendosi anche qui in Abruzzo, con collaborazioni con gli imprenditori lungimiranti dell'Abruzzo. Si parla anche di mitigazione e adattamento, le sfide poste alla pianificazione del territorio. Come si può fare tutto questo? Il cambiamento climatico dal punto di vista territoriale si traduce purtroppo in impatto, quindi adesso l'attività del governo del territorio devono impegnarsi a garantire una resilienza climatica dal punto di vista strutturale. Quindi adattare le città al cambiamento climatico impone una revisione dal punto di vista sia del modo in cui si costruisce, anche dal punto di vista con cui si gestiscono le attività del governo del territorio. Pianificare ad oggi le città verso le sfide del cambiamento climatico implica appunto creare delle opere di adattamento e quindi aumentare la permeabilità urbana attraverso l'inserimento di infrastrutture verdi che possono essere multifunzionali, quindi ridurre gli impatti come le ondate di calore, ma al contempo anche diventare occasione di rilancio, di rigenerazione urbana e di rilancio dell'economia locale. Sicuramente il settore delle costruzioni può giocare un ruolo fondamentale. Vediamo come lo stock del patrimonio edilizio in Italia è un patrimonio molto vecchio che necessita di interventi, e quindi interventi volti all'efficientamento energetico. ANCE sta cercando di ottimizzare quello che è il processo per permettere l'attuazione di questa rigenerazione urbana, e quindi cercando di suggerire modifiche normative affinché si riesca in questo intento. Un'altra cosa importante come gruppo giovani è quella di analizzare anche la fase di costruzione, diciamo nel cantiere, in quanto ad oggi le certificazioni vanno a valutare quello che è di sostenibile nel prodotto finito. Invece noi ci stiamo interrogando su come intervenire in fase costruttiva e provare a ridurre le emissioni di CO2, siano esse derivanti dall'utilizzo di materia prima, quindi ridurre il consumo di materia prima cercando di favorire il riuso e il riciclo di inerti, e per quanto riguarda azioni concrete per ridurre l'approvvigionamento energetico e provare a ridurre le emissioni di CO2 derivante da un approvvigionamento energetico da fonti completamente rinnovabili. Si può dire che questo cambiamento climatico un po' complica anche il vostro lavoro, il lavoro di chi deve costruire una casa?
Beh sì, certamente non semplifica, diciamo, l'attività quotidiana in cantiere, però anche noi vogliamo essere parte integrante nel cercare di ridurre quello che possono essere le emissioni di gas climalteranti e cercando di fare la nostra parte. Il nostro studio esiste da ormai 20 anni, ci facciamo progetti principalmente, o comunque storicamente uno studio di paesaggio. I nostri progetti hanno sempre dei concetti molto forti legati a quello che è il contesto e come, siccome il cambiamento climatico credo che sia un tema estremamente attuale, legato naturalmente anche al contesto, nel senso che comunque le risposte che ci saranno qua in Italia sono diverse da quelle, dalle problematiche magari a Berlino. Il progetto cambia di volta in volta, ma credo che l'approccio che noi prettamente abbiamo legato al contesto nel cercare le energie, l'approccio è sempre lo stesso, ma naturalmente viene arricchito dalle problematiche attuali e dai concetti che man mano vengono adattati dai contesti differenti in ogni caso. Anche gli architetti nella progettazione di una casa, di un'abitazione, di una costruzione, devono tener conto di questi cambiamenti climatici, è così? Sicuramente è un'attività importante della nostra professione. Finora abbiamo lavorato, diciamo, in fase preventiva, abbiamo cercato di costruire edifici efficienti dal punto di vista energetico, con piani di mobilità abbiamo cercato di incentivare il trasporto pubblico e la mobilità su bicicletta, per esempio, piuttosto che la mobilità privata. Ora però dobbiamo pensare che per il futuro dovremo progettare spazi, edifici che in qualche modo si adattino al fatto che il clima non sarà più quello che siamo abituati a conoscere, ma che cambierà nel corso del tempo e che fenomeni anche importanti possano arrivare da un momento all'altro. Dovremo capire quanto saranno importanti questi cambiamenti climatici e quanto influiranno sulla nostra vita. È chiaro che noi abbiamo una responsabilità di formarci e di essere pronti nel momento in cui dovremo andare a fare la nostra opera, la nostra attività professionale e a considerare anche questi aspetti. L'ISEA giustamente si occupa soprattutto di innovazione e sostenibilità in edilizia e a noi ci preme e siamo molto orgogliosi di aver organizzato questa cosa insieme agli architetti di Pescara, che ringrazio pubblicamente, perché il tema della sostenibilità è un tema molto 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 importante e noi scontiamo ancora un gap negativo dove non c'è la cultura per fare sostenibilità. Se noi pensiamo che soltanto l'involucro edilizia inquina per il 40% di CO2 immessa in atmosfera, capiamo subito l'importanza di questo tema. Quindi, oltre al problema di questo inquinamento, abbiamo il problema che tutti quanti i player addetti alla sostenibilità, agli agenti climatici, ci dicono che nei prossimi 10 anni avremo dei problemi importanti. Quindi, quanto più necessario fare questi convegni per portare un po' di cultura sull'edificazione con la sostenibilità. Vogliamo anche parlare dell'ISEA, quello che fa l'ISEA, non solo in questo contesto, ma poi in generale. L'ISEA si occupa di, come dicevo prima, di innovazione e soprattutto formazione e quindi noi ci adoperiamo per tutto quello che è innovativo in edilizia, soprattutto per cercare di far riprendere un settore che, ahimè, sono 12 anni che è in crisi. I cambiamenti climatici sono diventati un tema che diventa ogni giorno più incalzante. Non è più qualcosa che si può, evitare di guardare. Bisogna affrontare questo problema, bisogna essere preparati come professionisti per avere gli strumenti adatti per pianificare, progettare spazi ed edifici che siano climate proof, cioè a prova di cambiamenti climatici. La stessa formazione dell'architetto che deve sapere integrare aspetti che riguardano l'urbanistica con gli aspetti ambientali, con quelli sociali che non sono assolutamente secondari quando si parla di queste problematiche. Il coinvolgimento delle comunità quando si fanno progetti per cambiamenti climatici è assolutamente fondamentale. Il convegno nasce proprio per dare un contributo in questo senso, per offrire, diciamo, conoscenza ai professionisti sugli strumenti e sulle azioni che si possono mettere in atto per contrastare i cambiamenti climatici. Noi siamo molto impegnati con progetti europei che abbiamo messo in campo, soprattutto nel rapporto con l'altra sponda dell'Adriatico, per il problema del mare, delle maree, perché noi siamo in prima linea rispetto a questa tematica dell'innalzamento del mare, ma i problemi
seri della nostra città sono legati anche all'inquinamento, quindi al problema della sostenibilità ambientale che dobbiamo fare in modo possa essere non soltanto una frase ma diventi una declinazione concreta delle cose da fare su Pescara. Quindi noi ci stiamo muovendo per fare in modo che tutto quello che si agita rispetto a questa tematica possa trovare una concretezza sul territorio, tant'è che nei giorni scorsi Pescara è stata premiata all'Urban Awards come città più sostenibile per quanto riguarda la realizzazione di piste ciclabili e di tutte le questioni legate alla mobilità leggera. Noi ci impegneremo fino in fondo per far sì che questa città possa essere una città dove la qualità della vita possa crescere insieme alla crescita culturale dei cittadini, perché il tema è soprattutto culturale. Ognuno di noi deve capire che dobbiamo cambiare regime di vita per fare in modo che questa terra possa essere conservata per i nostri posteri, per i nostri figli, per coloro a cui vogliamo consegnare una terra migliore. Box.